Siamo praticamente nei pressi della zona rossa, ovviamente ci sono persone in strada che non possono accedere alle proprie abitazioni, allora facciamo qualche domanda alle persone qui presenti, c'è chi non, ovviamente non vuole parlare. Siamo dalle 8 di sera in strada, ci sbatte davanti, dite da quando si può passare, poi si può passare, quando si può passare e poi si può passare, questa è la cosa, ciao. Ecco, proviamo a chiedere, giusto per chiedere semplicemente che come stanno gestendo la situazione, se voi siete di qui innanzitutto. Io sinceramente sono di Casamicciola sotto, quindi penso che le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro e grazie a loro. Purtroppo è una zona molto, come vedi dalle immagini, sono molto, diciamo, la zona rossa e loro fanno il loro dovere e ci dobbiamo affidare a loro, anzi grazie a loro che sono presenti sul territorio come vigili del fuoco e tutto. E che si deve dire? Che è una zona che in questo momento non si può accedere. Mi dispiace per i residenti, per quelli che hanno perso casa, però sinceramente in questo momento siamo inermi. E dispiace un po' anche che sui media ci sia stato un po' un conflitto per quanto riguarda l'abusivismo, non l'abusivismo. È un terremoto, è un evento che già abbiamo subito, un trauma, poi ci mettono anche i media a rovinarci, a farci sentire dei delinquenti, quello che giustamente questa comunità non è. Sono cadute case, da come si vede, di oltre 100 anni, è normale, ci può stare. È un evento, già abbiamo subito il danno, poi la beffa dai media non è una bella cosa. Questo è tutto. Grazie, grazie, grazie. Proviamo a chiedere, siete voi di questa zona? Com'è la situazione in questo momento? Che cosa vi stanno dicendo anche sia per le vostre case sia per gli eventuali alloggi? Che cosa ci potete dire? Per l'alloggio non so niente, stanno facendo tutte le autorità, ma non so niente. Casa ovviamente non si Casa parla. distrutta, pure il negozio che c'avevo qua sopra. Ha passato ovviamente la notte qui. Adesso attende di andare magari di vedere casa, di prendere qualcosa, come. Sì, la speranza di andare a casa, mi chiede a cosa, tra a casa di mia figlia, distrutto tutto.